Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata. La gara di ritorno dei playoff ottavi di finale campionato Berretti dopo il 2-0 dell'andata con la vittoria del Catania. Gara di ritorno che si gioca allo stadio Faralli di Castiglion Fiorentino. L'Arezzo dunque che è chiamato a una vera e propria impresa se ci vorrà ribaltare questo risultato. Servono 3 gol di scarto oppure in caso di stesso punteggio ci saranno i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore. Al volo Callì, Pecorino, c'è il fallo. Fallo di Artini, calcio di punizione. Calcio di punizione, c'è il colpo di testa in rete! Pecorino porta in vantaggio il Catania anche ad Arezzo. Il Catania è in vantaggio. Gran gol, gran colpo di testa. Su questa punizione battuta di entrare dalla tre quarti, ha sfruttato tutti i suoi centimetri. Pecorino che è lì per quello, per veramente sfruttare queste occasioni. Adesso va a festeggiare con la sua panchina, col suo allenatore. Un bel abbraccio. Uscetta, la controlla, ma se l'allunga, poi con un break però la riprende. La crossa in mezzo, dove per poco Casale non è arrivato, e poi è stato bravo Castiglia a anticipare. Pronto dall'altra parte. Lancio di Cicci verso Sussi. Sussi prova nella superare in velocità Puglisi. È tutto buono, Puglisi, attenzione. Sussi. Parte il cross, Finocchi! La palla è entrata, la palla è entrata. L'Arezzo ha pareggiato. Ha pareggiato l'Arezzo con Finocchi, malgrado il tentativo di Fabiani di respingere. Finocchi ha pareggiato i conti, chiaramente il gol è contestato per il contatto tra Sussi e Puglisi. Il modo in cui Sussi ha recuperato palla ha fatto arrabbiare il Catania, chiedeva il fallo la formazione di Orazio Russo. L'arbitro sta ascoltando le proteste ma non è intervenuto, ha giudicato tutto regolare l'arbitro Bitonti di Bologna. E dunque l'Arezzo è riuscito a pareggiare con Finocchi sull'assist di Sussi. Siamo 1-1, il cammino per l'Arezzo è ovviamente molto lungo. Intanto però la situazione è tornata in parità. Molinari verso Di Stefano, protegge Ruscetta che però commette un'ingenuità. Calcio di rigore. Dunque il Catania può subito tornare in vantaggio. Di Stefano è già pronto. Sinistro, spiazzato Ubirti, e a questo punto si fa praticamente quasi impossibile. Il Catania ritorna subito in vantaggio con Di Stefano che aveva già segnato nella gara di andata. Si ripete dal dischetto in quella di ritorno. Può salire Liguori. Attenzione Liguori, c'è solo Di Stefano. Palla di ritorno per Mujkić, hanno triangolato bene. Mujkić, Ubirti. Chiude tutto in calcio d'angolo. Attenzione a questo contropiede perché è uscito molto bene lì al limite Molinari, forse c'è il fallo. Eh sì, giallo anche. Liguori sul punto di battuta. Parte col sinistro, rete! Trova l'angolino alla destra di Ubirti. E il Catania dilaga 3-1 adesso. Anche Liguori a segno. Due calci di punizione micidiali, che sul primo c'è stato il colpo di testa di Pecorino e adesso direttamente su calcio di punizione il gol di Liguori. E a questo punto insomma gara che ha poco da dire dal punto di vista della qualificazione, già forse era prima così. Sbarzella Di Matteo, Sussi lascia andare, Sussi rientra benissimo, bellissima serpentina, morbido per Caselli, gol! Ha segnato Caselli, la palla che è passata sotto al corpo del portiere e l'Arezzo accorcia le distanze. Siamo 2-3 adesso.
Comunque ha fatto una giocata splendida Sussi, un grandissimo affondo dentro l'area di rigore, una di quelle serpentine delle sue. Caselli, che ha segnato tanto in campionato, che è il capocannoniere della squadra, e segna ancora. 2-3 Di Matteo, cerca il pallone buono per Sussi, ottimo lo stop Sussi, prova a saltare, ce la fa Cucuzza, conclusione a porta vuota, Minocci per il pareggio dell'Arezzo, 3-3. L'arbitro però, vediamo un po' che cosa accade, stanno protestando i giocatori del Catania. Sussi ancora una discussione, penso, con l'avversario. L'Arezzo ha trovato il pareggio, grandissima azione di Sussi, però ancora una volta ha saltato Cucuzza netto a sinistra e poi ha messo dentro per Minocci, che a porta vuota ha messo dentro. Siamo 3-3, l'Arezzo compie comunque una piccola rimonta, era sotto 3-1, rimessa effettuata, Puglisi, Di Matteo non riesce a toccare, poi c'è una rovesciata che scheggia la traversa dopo il tocco di Di Stefano, una rovesciata incredibile qui di Liguori, che ha sfiorato davvero un gol da urlo. Liguori ha fatto davvero un gesto tecnico bellissimo, una rovesciata veramente bella. Ci prova Lombardo, ha scagliato all'improvviso un gran tiro che era mirato al 7, Lombardo prova a uscire, la squadra Amaranto, c'è Finocchi libero che attenderebbe palla, si va in verticale, è buona comunque per Caselli che cerca Sussi, che è partito in posizione regolare, Sussi che in corso, Sussi solo, Sussi si mangia il 4-3, ha fatto una grandissima azione, palla che sorvola la porta di Fabiani, Arezzo a un passo dal vantaggio addirittura. Ha fatto un grande scatto perché è sicuramente partito prima Sussi di Calì, bruciato letteralmente in velocità. Sussi è partito centralmente, se l'è portata anche bene dentro l'area di rigore quanto ha voluto, poi ha sparato alto. Finisce 3-3 tra Arezzo e Catania, il Catania passa il turno, elimina l'Arezzo, 2-0 all'andata, 3-3 qua nella gara di ritorno a Castel Fiorentino, una gara che l'Arezzo generosamente ha recuperato, ma che comunque è stata senza particolare storia dal primo tempo, chiuso dal Catania avanti 3-1. Poi l'Arezzo, diciamo, è stato bravo a non abbattersi, non arrendersi al risultato negativo maturato, è riuscito quantomeno a evitare la sconfitta interna nella gara di ritorno, che a nulla serve per la qualificazione, serve però almeno, insomma, per chiudere la stagione in modo sostanzialmente positivo, nei limiti del possibile, di fronte a un'eliminazione. Poi Sussi ha avuto anche la palla del 4-3 che non avrebbe cambiato molto. Comunque sia, finisce 3-3 tra Arezzo e Catania, il Catania va ai quarti di finale del campionato Berretti, per l'Arezzo si interrompe qui dunque il cammino in questa stagione. Adesso andiamo a sentire la voce dell'allenatore dell'Arezzo, nonché responsabile del settore giovanile, Alessandro Longo. Vai. Insieme a mister Alessandro Longo, finita 3-3 con il Catania, l'Arezzo avrebbe voluto anche vincerla, di buono c'è stato comunque il fatto che la squadra non si è arresa, anzi al di là della qualificazione ci teneva almeno a non perdere, questo insomma l'abbiamo visto con tante occasioni create. Sì, io credo che innanzitutto oggi sia stata una bella partita, credo che le due squadre abbiano offerto un piacevolissimo spettacolo. Il rammarico è aver preso quei tre gol su palla inattiva, e soprattutto il rammarico viene dal fatto di aver provocato quelle palle inattive. Noi secondo me abbiamo fatto tutto sommato meglio di loro, ma anche all'andata non avevamo demeritato, due gol di scarto credo non ci fossero fra le due squadre, oggi lo abbiamo dimostrato. Effettivamente i gol sono tutti nati da palle inattive, perché a parte il rigore, poi le due, la punizione diretta e poi il primo gol sugli sviluppi della punizione. Sì, pronti via, abbiamo commesso un'ingenuità grossa sul fallo che
ha permesso loro, un fallo evitabilissimo, non serviva, ha permesso loro di andare in area, loro in area ovviamente ci danno un po' di centimetri, e poi anche il rigore e anche l'altro fallo sul contropiede, potevamo gestire meglio, diciamo, quella transizione. Niente, tutto sommato ci possiamo ritenere soddisfatti per ciò che riguarda la prestazione, molto meno su per ciò che riguarda invece il risultato. Si chiude la stagione, almeno per quanto riguarda i campionati, e che bilancio facciamo con una Berretti che insomma ha fatto molto bene? Oggi effettivamente non sembrava la partita del campionato Berretti, al di là, con tutto il rispetto, del campionato, no? Però la qualità era decisamente più alta. Sì, non è la prima volta che ci fanno questo complimento, è successo a Chiavari con Lentella, oggi anche gli arbitri hanno sottolineato il fatto che il livello oggi era minimo da Primavera 2. Questo è il premio più grande che noi squadra, noi tecnici, noi società possiamo ricevere. Vuol dire che siamo riusciti nell'obiettivo principale, cioè quello di innalzare il livello tecnico, tattico, fisico, caratteriale, perché abbiamo visto la grande reazione nel secondo tempo da parte dei ragazzi, e per questo ci riteniamo soddisfatti. Un'annata che ci ha regalato tante tante soddisfazioni e poche pochissime delusioni. Una è questa eliminazione ripeto, il doppio confronto probabilmente ci ha penalizzato troppo. Infine eravamo anche su un Manto Erboso diverso in qualità rispetto a quello solito di Palazzo del Piego, e si è vista la differenza, cioè qui in questi campi la squadra rende molto meglio. Sì, è un discorso che abbiamo affrontato con la società ormai da tempo, e dobbiamo ringraziare la società, gli ottimi rapporti che hanno intrapreso con il comune di Castiglione, con la società stessa di Castiglione, che ci ha permesso di giocare oggi su un manto idoneo. Le due squadre avevano, a mio avviso, grandi qualità a livello tecnico, tattico, da esprimere, e questo terreno lo ha permesso. L'augurio è che in futuro tutte le squadre, ogni categoria, ma non solo del nostro settore giovanile, ma anche delle altre società, possano permettere ai ragazzi di esprimersi in queste condizioni. Infine, è stato un po' l'anno zero per le giovanili, anche perché la società insomma è da pochi mesi che lavora, si è fatta appena un anno, e poi abbiamo parlato tante volte, è stata una partenza insomma un po' di corsa, comunque si sono costruite delle basi. Ma siamo soddisfattissimi, perché al primo anno portare due squadre alle finali nazionali, ossia fra le migliori 16 d'Italia, questo è un motivo di orgoglio. Ci è mancata la ciliegina sulla torta, cioè portarne anche la terza, e ci proveremo l'anno prossimo.